Chuck si suona, anzi, si parla e si racconta. Ciao, sono Daniele Pacchini di chitarralab.it. Bando alle ciance e parliamo di uno dei più grandi chitarristi, sicuramente al primo posto in quanto a leggende alimentate, Mr. Robert Johnson. Non ci sono molte notizie ufficiali della sua vita, quindi in mano abbiamo poche certezze, ma moltissime leggende. Partiamo dalle certezze. Sicuramente è nato, per la legge dei grandi numeri. Sembra l'8 maggio del 1911 in Mississippi e già la sua venuta al mondo non è delle migliori, infatti nasce da una relazione extraconiugale. Sappiamo poi che nel 1929 si sposa e la sua giovane moglie purtroppo l'anno dopo muore durante il parto. Nel 1932 sembra che abbia avuto un secondo matrimonio anch'esso finito male e dal 32 al 38 si esibisce come musicista itinerante in giro per il Mississippi, ma sembra che abbia suonato anche in altri stati. Ma le due più importanti certezze avvengono nel novembre del 1936 a San Antonio e nel giugno del 1937 a Dallas. Qui Robert Johnson in studio registrò 29 brani più 13 takes alternativi che rimarranno nella storia del blues ed influenzeranno generazioni future di chitarristi rock. Crossroad, Me and the Devil Blues, Come On in My Kitchen, Sweet Home Chicago sono soltanto alcune delle perle registrate in quelle due mitiche sessioni di registrazione. E per fortuna esistono anche due foto, che sono state ufficialmente riconosciute, che ci danno quindi l'immagine di Robert Johnson. E ahimè c'è un'altra certezza di questa storia, ovvero la morte, che avviene il 16 agosto del 1938. Ma come detto prima, le poche informazioni appunto ufficiali della sua vita hanno dato adito a numerosissime leggende. La leggenda più famosa e più importante su Robert Johnson viene dal fatto che lui ebbe un approccio con la musica tramite l'armonica ed era riconosciuto come un accettabile armonicista. Solo successivamente passò alla chitarra e qui c'è il primo grande mistero di questa storia, ovvero moltissimi colleghi e amici, tra cui anche Son House, che nel 1930 viveva a Robinsonville, che era la stessa cittadina dove viveva anche Robert Johnson, sosteneva che Robert era veramente un pessimo chitarrista. Negato, fastidioso, era una cosa inascoltabile. Johnson sparisce per qualche mese, torna, imbraccia la chitarra, comincia a suonare e tutti rimangono sbalorditi. In pochissimi mesi passò dall'essere negatissimo ad essere un chitarrista di una qualità e di una tecnica mai vista prima. Fin da subito quindi sembrò impossibile che in così poco tempo potesse aver acquisito una capacità strumentale e tecnica incredibile. La leggenda quindi vuole che Robert Johnson, una mezzanotte, in un incrocio, il Crossroad, incontrò il diavolo in persona, che gli passò e gli donò la capacità strumentale, il blues, sulla chitarra e sulla voce, in cambio della sua anima. Ma c'è anche un'alternativa spiegazione a questa improvvisa capacità acquisita da Johnson sullo strumento. Sembra infatti che Robert, in quei mesi d'assenza da Robinsonville, andò e prese lezioni da un misterioso chitarrista, un certo Ike Zimmerman. Non sappiamo molto su questo chitarrista, ma sembra che i due tenessero le proprie lezioni in un posto classico dove si fanno le lezioni, i cimiteri. E quando? A che orario? Di notte. Pare per non essere disturbati e, soprattutto, per non disturbare a loro volta i numerosi figli di Zimmerman. E qui a gamba tesa entra un'altra leggenda, ovvero chi è che insegnò ad Ike Zimmerman, il presunto maestro di Robert Johnson? Il diavolo in persona. Ma studi recenti hanno smentito questa leggenda. Pare certo, infatti, che Ike Zimmerman imparò il blues nel corso Blues Base di Chitarra Lab. Trovate il link in descrizione. Intanto potete seguirlo comodamente a casa o sul tablet o sul telefono. Insomma, non serve andare però al cimitero di notte, tanto la wifi non c'è. Ma ritorniamo ai misteri della vita di Robert Johnson, o meglio, al mistero della morte. Non c'è certezza anche qui, ma la tesi più accreditata è quella dell'avvelenamento, che un marito geloso, sospettoso di una tresca tra Robert Johnson e sua moglie, avvelenò Robert Johnson con del whisky che purtroppo tre giorni dopo atroci sofferenze, morì. Ci sono anche altre tesi sulla causa di morte, come malattie tipo sifilide, ma vista l'assenza di autopsia non ci sono certezze. E quindi vai con le leggende. E la tomba? Una sola tomba sarebbe troppo ordinaria per una storia come questa. Esistono ben tre pietre tombali di Robert Johnson, non si sa di preciso dove il suo corpo è stato sepolto. Insomma, sappiamo che è nato, che si è sposato, abbiamo due foto riconosciute, abbiamo 42 registrazioni, sappiamo che è morto e abbiamo tre tombe. Ma 42 registrazioni sono prive di leggende? Assolutamente no. Sembra che Johnson, durante le registrazioni, suonasse girato verso il muro per non farsi vedere mentre suonava le sue canzoni. E un'altra leggenda sulle registrazioni
di Dallas e di San Antonio è che i nastri abbiano subito una variazione di velocità e quindi di tonalità e di timbro della voce di Robert Johnson. Infatti molti brani sono in tonalità di mezzo, ad esempio tra La e Si bemolle, e qualcuno, se cercate anche su internet The True Voice of Robert Johnson, ha provato, secondo la sua idea, a ricostruire la velocità e quindi la tonalità giusta e quindi il timbro reale della voce di Robert Johnson. Ma come detto in precedenza, i 29 brani registrati con le relative takes alternative sono la vera grande certezza di questa storia. Hanno rivoluzionato sì il blues, ma influenzato chitarristi e grandissimi gruppi rock. Eric Clapton, i Rolling Stones, i Led Zeppelin sono soltanto alcuni dei grandi gruppi e chitarristi che hanno dedicato delle cover a Robert Johnson, addirittura degli album interi, come Me and Mr. Johnson di Eric Clapton. Vi consiglio quindi, se non l'avete mai fatto, di andare ad ascoltare queste 29 perle registrate tra il 1936 e il 1937. E se volete addentrarvi e imparare alcuni brani di Robert Johnson, potete trovare su Burning Guitar, trovate il link in descrizione, alcuni tutorials delle canzoni più famose, come Me and the Devil Blues, Sweet Home Chicago, From 40 Late, Love in Vain, They Are Red Hot. Se invece siete alle prime armi con il blues, vi consiglio il corso Blues Base su Chitarra Lab, trovate il link in descrizione, e ricordate che è il corso che ha fatto Ike Zimmerman, ovvero il presunto maestro di Robert Johnson. Tutto chiaro? Come sempre, se volete farmi sognare, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e venitemi a trovare su chitarralab.it. Ciao!